Infatti siamo contenti che tutti gli amici, quelli veri, erano qua con noi e questo ci riempie di orgoglio e in un momento così difficile per tutta la nostra collettività avere queste manifestazioni di vicinanza sicuramente ci aiuta e sicuramente sarà un primo punto di partenza per ricominciare a vedere Camerino che possa rialzare la testa. È sempre bello quando lo sport parla in maniera solidale, in particolare il ciclismo, perché anche con l'associazione Avis e Frecce Azzurre è nato da subito un rapporto con il Non Crollo molto, molto forte. Ci siamo aiutati, abbiamo lavorato insieme in questi mesi dopo il terremoto per progettare e per ricostruire il futuro di Camerino. Noi come Non Crollo e con le altre associazioni proponiamo di ricostruire un quartiere che sia per le associazioni, quindi per ridare posto e sede alle tante associazioni di Camerino che oggi sono fuori sede perché il centro storico è ancora chiuso e ancora evacuato. E insieme alle altre associazioni stiamo raccogliendo dei fondi, quindi potete trovarci nel nostro sito e nella nostra pagina Facebook, Io Non Crollo, per sostenerci e darci un aiuto, non solo economico ma anche morale. Tutta la città di Camerino ha bisogno di sapere che tante persone ci pensano, tante persone sono vicine a noi, come oggi lo hanno dimostrato con le biciclette. Sicuramente oggi è una giornata molto forte perché cerca di celebrare e di stimolare quello che è il ciclismo autentico, no? È quello che viviamo, che abbiamo vissuto nella memoria ormai purtroppo di Michele Scarponi, che però se ci ha lasciato da un punto di vista della vita terrena, però è veramente dentro i cuori di tutti noi. E questo ci consente ancora di più di dover essere ambasciatori del ciclismo vero, del ciclismo autentico. Michele Scarponi è stato testimonial per anni della Gran Fondo Terre de Varano. Poi Sandro mi ha chiamato e quindi mi sono aggregato a questo ruolo che è un po' quello che vuole, come dire, significare, trasmettere la voglia di stare nel ciclismo rispettando anche e esaltando i valori della persona. E questo è quello che succede da sempre anche con il Gran Premio di Capodarco, con Gaetano. Nel 96 fui chiamato proprio da loro come ex corridore, no, marchigiano, ad un premio di solidarietà. Mi dettero una raccolta tramite la comunità di Capodarco, pensate un po', per continuare a fare riabilitazione. I primi anni ritornavo a Capodarco, però non potevo spingere la carrozzina. Grazie alla riabilitazione negli anni adesso sfido il tempo di gara e ci divertiamo tantissimo. Capite che c'è l'agonismo, ma c'è un qualcosa ancora più forte, quello di continuare a potersi esprimere con la propria passione in uno sport che si ama. E qui tutti insieme, Capodarco e la Gran Fondo Terre de Varano, l'Avis, Frecce Azzurre appoggiano in maniera importante, e non poteva non essere così, la questione anche della ricostruzione, che veramente è molto complicata. Ci sono dei deficit istituzionali che io definisco anche clamorosi. Allora la forza è proprio questa, cioè al di là dei deficit qui c'è un qualcosa, c'è una famiglia che si ama e si vuole bene e cerca di darsi una mano ove è possibile, e quindi in questo ci sentiamo felicemente protagonisti. Viva Michele Scarponi! Io ti vorrei dire una cosa che la tocco col cuore. Ricordiamoci quando è stato il primo scossa di terremoto. Bici Sport ha organizzato noi con voi, voi con noi. Michele Scarponi era il personaggio della giornata, da Posta a Ascoli Piceno quel giorno. Scarponi è l'uomo che si è presentato con 500 ciclisti a dare beneficenza alla prima scossa di terremoto. Oggi qui a Camerino ci troviamo a ricordare Michele Scarponi. Ti rendi conto? Questo, io sto pensando sempre a queste cose qui. Scarponi era l'uomo che ha fatto da tramite in quell'occasione, adesso noi stiamo a fare da tramite lui che non c'è più. Ci guarderà del paradiso, non lo so. Michele, io per me ancora non mi sembra una cosa avvenuta, mi sembra ancora che lo vedo sempre avanti a me. Purtroppo è così, grande qua. Camerino, che oggi ha organizzato veramente una grande prova, non è stata. Noi con Anastasia, che abbiamo seguito, l'abbiamo messo su Facebook, erano corridori che parlavano tra loro, si parlavano, non era una corsa, forze contro forze, erano parole contro parole, dove vai, dove vai, dove vai domenica, cosa ha fatto in settimana. Sei uscito ieri sera, ancora sei andato a letto, noi nelle orecchie sentivamo i discorsi che faceva. Questo, come ha detto Luca Panichi, è il vero ciclismo, è la vera passione della gente che va in bicicletta. Chiudo dicendo, grande Camerino,
grande Michele Scarponi, veramente, come ha detto Cassani, è morto da capitano.